Allora, oggi al Make a Fair presentiamo tutte le attività satelliti che facciamo i radioamatori, dai satelliti Leo al satellite geostazionario, il quale abbiamo montato una stazione per fare i collegamenti attraverso questo satellite, e pure faremo una dimostrazione di come si fanno i collegamenti Harris e le School Contact. Possiamo seguire la Stazione Spaziale Internazionale e pure possiamo vedere come si fanno i collegamenti con il satellite geostazionario QO100. Per il QO100 basta una parabola come quella che c'è alla mia spalla, con un trasverter e un ricetrasmettitore per poter fare i collegamenti. In questo caso, essendo geostazionario, è semplice perché l'antenna è fissa su un punto fisso sullo spazio. Per il satellite Leo ci sono delle antenne motorizzate che devono inseguire il satellite, che è un oggetto che viaggia intorno alla Terra, allora si deve inseguire. Per collegare la stazione spaziale ci sono due possibilità: o collegare un astronauta, il quale nel momento che lui si trova su una delle stazioni che ci sono a bordo, o l'altra possibilità di adoperare la Stazione Spaziale Internazionale è quando viene acceso il trasponder. A questo punto la stazione spaziale diventa un satellite di comunicazioni. Nelle attività con gli astronauti ci sono due possibilità: o collegare in maniera random un collegamento con l'astronauta, in maniera random non sappiamo l'orario quando lui è a tempo libero, o un collegamento programmato, sono gli school contact, sono i collegamenti che facciamo con le scuole, nei quali gli studenti fanno le domande per il tempo che ce l'abbiamo la stazione da sul punto dove la colleghiamo, che sono in circa dai 10 ai 15 minuti, dove gli studenti fanno le loro domande e l'astronauta risponde.